E ciao a tutti youtubers, bentornati in questo nuovo video. Siamo all'ottava parte del walkthrough di Scribblenauts Unlimited, walkthrough che mi sta davvero piacendo perché è un gioco fantastico ragazzi, divertentissimo, anche se a volte un po' troppo nonsense, però diciamo che è molto carino. Quindi nello scorso episodio abbiamo finito questo piccolo mondo e andremo a fare quest'altro, più precisamente rovine di Ellissi e il parco dei Sauri, che sono comunque due posti abbastanza corposi. Allora, eccoci qui, abbiamo ancora le ali dallo scorso episodio, ma teniamocele, tanto non possono far altro che bene. Quindi c'è questo botanista, ok. Allora, questa pianta carnivora può curare molte malattie, ma non riesco a farla crescere. Allora, l'annaffiatoio ce l'ha già, quindi non penso bisogna bagnarla. Vediamo se usiamo questo magari. Ah no, che non si può usare. Quindi una pianta carnivora, quindi forse vuole mangiare. Ok, sì, perfetto, aveva bisogno di mangiare essendo una pianta carnivora. Ok, oddio, qui un formichiere. Oddio, le formiche vogliono qualcosa. Il nostro leader è morto, creane uno nuovo. Formica regina. Oddio, che è? Perché formica rosso? Formica... no, aspetta. Allora, crea oggetto, formica regina, rigida regale, ok. Con la corona, perfetto. Oddio santo. Allora, ok, qui subito la starlight principale, facciamola. Scribble quest, equipaggio la comitiva di coraggiosi avventurieri per un viaggio leggendario. Quindi non ben capito, però comunque sia una quest. Ah ok, sì, quindi una specie di, appunto, come se fosse una quest dei videogiochi. Prepara gli avventurieri per una ricerca epica, dai al guerriero un'arma. Ok, questo sembra molto Hercules della serie TV. Ah, dai un'arma, quindi ascia, eccola qua, perfetto. Questo chi è? Al brigante piace stare fuori dalla mischia, dai un'arma che posso usare dalla distanza. Io direi una fionda, così proprio guarda, fai strage con le fionde. Ok, questo chi è? Ah ok, lo strego, lo stregone è un maestro di magia, dai un'arma che gli permetta di sfruttare i suoi poteri. Oddio, un'arma, scettro magico, eccolo, perfetto. E poi la guaritrice, un ruolo di supporto, dare qualcosa per guarire gli altri membri del gruppo. Kit medico, chissà se c'è, no. Allora diciamo defibrillatore, ok, vai, perfetto. Ok, andate all'avventura, subito un drago, vai tu uccidelo. Ok, tu sparali. Madonna, che pietre gli tira. Tu incantalo, fai qualcosa. Ah, un meteorite. E tu guariscilo almeno. Oddio. Ah, ok, sì, sputa il fuoco e la li guarisce. Che figata, eh. Oh, vai. Perfetto. Oddio, i bazooka. Madonna, poraccio. Ah, ok, è diventato uno scrigno. O ha lasciato comunque. Oh yeah! Potete lottare un sacco di roba. Ok, già finito. Non era niente di che, bisognava solo creargli quello che volevano. Perfetto. 28 starite, ricordiamo. E quindi andiamo a fare le altre frammentate. Ok, qui un pappagallo. Ma questo piccione, sono così insignificante. Aggiungi un aggettivo affinché possa integrarmi. Ok, gigante rosso, cavolo. Ok. Dio li fa e poi non li accoppia. Spettacolare. Oddio, cos'è questa
Sono ossa queste, sì. Ok, sì, sono gabbia toracica, sì. Oh, dammi qualcosa per studiare questi scimpanzé. Lente, e poi penso venga di ingrandimento. Ah no, ok, meglio che lo scriva adesso. Lente di ingrandimento. Oddio. Di ingrandimento. Ok. Vai, perfetto. Studio sui primati. Oddio, che c'ha questo? Oh mio Dio. Ok, qui è finito, quindi... Ah, c'è qualcosa sotto. Come faccio ad arrivarci? Vediamo se qui c'è qualcosa. Forse qui... Ok, sì. Perfetto. Necromante, aiutami a trovare le ossa di cristallo del re lì. Sì, sono quelle lì. Ok, te le vado a prendere. Volo inutile, perché tanto... Ok, raccogli. Oh, raccogli. Perfetto. Tra l'altro sono, non lo so, stonano un po' con tutto il resto. Sembrano, appunto, saltano un po' all'occhio. Oh, Dio, no, ho superato. Ok. Vai. Consegna. Perfetto. Ah, ce ne sono altre? Dici che ce ne sono altre? Ok, sì, questa. Non so quanto. Oddio, cos'è quella intanto? Un Amazon. Consegna. Quante ancora? Boh, sicuramente ce ne saranno altre in giro. E intanto, Dio, cos'è? Oh mio Dio, perché sono diventato blu? Aiuto, non riesco a schivare questi dardi impazziti. Aggiunge. No, no, che aggettivo? No. Oggetto, presto prima che ti uccida. Scudo, anche se dovrei fare uno anche per me, perché oh vai. Ah ok, se n'è andato. Ah, voleva prendere qui il pupazzo. Perfetto. Sì. Ah ok, qui però sono finiti. Ok. Quindi, sì, magari ce ne saranno altre, anche perché quante missioni ci sono, altre due, quindi magari c'è qualcosa tipo sopra. Voliamo e vediamo un po'. Ok, qui che c'è? Eccolo qua, l'altro osso, raccogli, forse l'ultimo, speriamo. Anche se comunque si trovano abbastanza facilmente, vai! Finito? No! Ce ne sarà un ultimo? Che sarà qua su... Ah no, ok, ha fatto. Re di cristallo. Dopo magari lo andiamo a vedere, non lo so. Ok, qui cosa manca? Qui? No, cosa manca? Vediamo un po', facciamo un giro così. Vediamo un po'. Quindi forse sotto c'era qualcos'altro. Oddio, dov'è? Oddio, ha semplicemente uno scheletro animato. Ok. Vediamo se c'è qualcos'altro. No. Forse qualcosa con cui dobbiamo resettare. Non so, per sicurezza resettiamo. Sì. Per sicurezza resettiamo. No, via questo. Ok, qui chiaramente niente, perché c'era questo. Qui formicaio, niente. Qui i pappagalli, niente. Ok, qui non c'è davvero niente. Oddio. Non so. Se no lasciamo così, eh. Oh ragazzi, non trovo più niente. Non lo so. Boh raga, vabbè, tanto qui, come sapete, quando non
non trovo niente, per non farvi ci stare un'ora ci ritornerò. Quindi facciamo il parco dei sauri e poi nella prossima vi dirò se sono riuscito a trovare. Magari era proprio sotto i miei occhi, però non mi sono accorto. Ok, questo ragazzi è davvero molto lungo, quindi sbrighiamoci. Ho perso il mio pterodattilo viola, puoi ritrovarmelo? Questo penso bisogna andarglielo a cercare. Ok, facciamo questa. Trova e cattura l'allosauro in fuga. Allosauro in fuga. Ok, sì. Ok, si è nascosto lì. Un dinosauro è fuggito. Crea qualcuno che possa aiutare a trovarlo. Oddio. No, oddio. Qualcuno che possa aiutare a trovarlo. Come si chiama un esperto di dinosauri? Non lo so, ornitologo. Che cazzo ne so? Ornitologia. No. Vediamo. Cercatore. Caricatore, cacciatore. Vai. Il cacciatore non trova alcuna traccia del dinosauro. Dagli uno strumento per aiutare a trovare il dinosauro. Lente di ingrandimento. Lente di ingrandimento. Ok. Sì, vabbè, si vede, voglio dire. Ok. Il cacciatore ha intenzione di rimettere in gabbia il dinosauro. Metti qualcosa nella gabbia per attirarlo. Carne. Ok. Perfetto. Ah, oddio, lo sta inseguendo. Sì. Ok, è inciampato. No, è inciampato sul sasso. Il dinosauro ha ignorato l'esca e ora il cacciatore è nei guai. Dai al guardiano dello zoo qualcosa per attirare l'attenzione del dinosauro. Carne. Ok. Perfetto, l'ultimo. Il dinosauro sembra molto stanco dopo aver corso così tanto. Trova un modo per farlo addormentare. Sonnifero, l'arma micidiale. Ok. Perfetto. E si è addormentato. Oddio, l'ho preso proprio così. Oddio, lo calano là sotto. Perfetto. Starlight principale, eccola qua. Ce ne sono due, mi pare. Aspetta. Sì. Ok. 29 intanto. Dico, ce ne sono due principali, mi pare. Sì. Continuiamo per qui. Qui ci sarà una secondaria. Cos'è, una maestra? Sì, vogliamo giocare a un dinosauro che non ci mangi. Facciamo così, dinosauro. Mostro. Ah, no. Dinosauro rettile. Rettile. E gli mettiamo... aggiungi aggettivo, erbivoro. E quindi non li mangia. Perfetto. Ok, quindi qui abbiamo gli pterodattili, dove probabilmente ci sarà quello viola. Eccolo qua, prendiamolo subito. Prendiamolo subito. E andiamo da quella spastica. Intanto lì è spunta la testa di un altro. Ah no, che era un maschio, scusate. Ok, se l'è preso, perfetto. Ok, un giocattolo, sembrava vero. Sembrava tipo un cucciolo così. Ok, questa non la farfalla niente. Oddio, una macchina del tempo. Questa farfalla provoca un disastro nel futuro. Trova una soluzione prima che sia troppo tardi. La uccido? Vediamo. La uccido. Ok, sì. L'ho uccisa, perfetto. Ok, questa intanto. Cos'è successo? No, è ritornato un altro. Oddio, a caso. Perfetto. Quindi andiamo in questi acquatici. Che è? Ah, possiamo saltarci forse. Ah no, semplicemente nuotare. Ok, vediamo. Oh, lasciamo la pistola ancora. Uccidiamo qualcuno. Perfetto. Aiutami a insegnare ai plesiosauri a fare canestro. Oddio. Allora, proviamo con una palla. Almeno poi se la spiega da sola.
piattaforme. Ok, grandissimo pesosauro. Quindi adesso che chiaramente sa giocare a basket, abbiamo risolto i problemi del mondo. Ok, 30, quindi abbiamo sbloccato un nuovo mondo. Ci andremo. Non mi voglio buttare da qui, meglio volare. Per sicurezza, non lo so. Vediamo. Ok, qui c'è l'elettricità, tra l'altro. Ok, vediamo. Qui la pecora. Questa pecora non ingannerà nessuno. Aiutala a trovare posto nella mostra. Mostrosa. Ok, sì, perfetto. Ok. Ok. Allora, quindi vediamo se ce ne sono altre qui. Sì. Ok, impedisce al Rex di cacciare i dinosauri. Come impedisce al Rex di cacciare i dinosauri? Ruba. Ok, non ha più niente, perfetto. Questo me lo piglio io, se permettete. Ok, seconda strada principale. Poi quante secondarie mancano? 4, ok. Possiamo ricostruirlo. In che senso? Dino da 5 miliardi di dollari. Questo T-Rex è in brutte condizioni. Usa il blocco appunti per renderlo meccanico. Comincia dandogli una nuova coda. Ok, coda meccanica. Coda parte anatomica. Eh? Ok, vabbè. Era una mini coda. Ok, quindi lo dobbiamo fare robot. L'operazione è andata bene. Ora il T-Rex ha bisogno di una nuova fonte di energia per gestire questi miglioramenti. Cuore meccanico. Organo interno. Ok. Non so se me lo dà meccanico, perché non sembrava tanto. Però vabbè, io ci scrivo meccanico per sicurezza. E allora dell'operazione finale abbiamo dovuto sostituire la bocca del T-Rex. Dagli qualcosa di affilato per masticare il cibo. Dente meccanico. Parte anatomica. Ok, vai. Perfetto. Ok, sì, eccolo qua il nostro super robot T-Rex. L'operazione è stata un successo. Ora il T-Rex robot ha bisogno di fluido per correre. Dagli qualcosa per alimentare il cuore. Olio. Eccolo. Vai, oh. No, niente. Forse tipo l'elettricità. Defibrillatore. No. Ha bisogno di un fluido per correre. Un fluido sangue. Oh. Non c'è il sangue. Dai un fluido per correre. L'olio no. Vediamo. Non mi viene in mente un fluido per correre. Vediamo. Quel vino? Non c'è. Non ci credo. Bottiglia. Acqua, ah, vabbè. Che cazzo c'ha sopra? Boh. Ha qualcosa di bisogno per alimentare il nuovo cuore. Per alimentare il cuore. Elettricità. Robot. Elettricista. C'è qual quadra che non cosa. Fulmine. No, non nemmeno col fulmine. Ok, con la benzina, perfetto. Con la benzina abbiamo alimentato il nostro robot. Ma secondo me anche l'olio sarebbe andato bene. Ok, Starlight. Perfect. Vediamo quali altre missioni ci sono da fare. Ok, questo T-Rex qui, la scena mi si è bloccata in quella. Fammi starnutire per sputarla fuori. Ok. Piuma, con una piuma.
Vai. Piumata. No, ma non un aggettivo. Piuma. Ok. Ok. Ah, ok, era un omino, perfetto. Ricorda di masticare. Ok, adesso dove si va? Vogliamo un po' per vedere che altre cose ci sono da fare. Qui già fatto. Ok, qua sotto. Nuovo. Indiana Jones. Ah, ok, era paleontologo. Per clonare un dinosauro, l'ambra deve contenere qualcosa che succhi sangue. Che succhi sangue? Quindi zanzara. Ok. Perfetto, adesso puoi clonare un mini dinosauro. Quanto è carino. Ok. Poi qui già fatto. Quindi ne mancano due. Dove saranno? Qua. Una è qua. Dai ai rapaci una preda da catturare. Ai rapaci? Sono arbusto grande. Non capisco. Ai rapaci? Non lo so. Ok, sì. Non ho ben capito sta cosa, però. Ok, e poi questo qua sopra. Ah, che è quello di prima. No. Sì. E cosa vuoi? Aiuto, fai qualcosa affinché lo pterodattilo mi lasci andare. Sono un mitero. Lascialo. Ok. Terribile errore. Dovrebbe essere finito. Oh yes. Livello completato, ragazzi. Quindi torniamo nel mappamondo e abbiamo finito questo Noma. Oddio, cos'è? Ah, ok. Ho scoperto che ci si può spostare anche con WASD. E non solo trascinando. Perfetto. Questo, ragazzi, manca uno. E poi lo finirò che per il prossimo video. Anche questo livello sarà finito. E nel prossimo faremo questo, cioè cascate di anafora e un livello di quest'altro pezzo di mondo. Quindi ci vediamo alla nona parte. Ciao!